6 gennaio nel segno dell'Unitalsi, che ha messo in scena nel cuore di Roma la terza edizione del Presepe Vivente. Oltre 160 figuranti, infatti, hanno interpretato in Piazza del Campidoglio i personaggi della Galilea di 2000 anni fa. Tra di loro erano presenti 20 ragazzi disabili, mentre la Sacra Famiglia è stata impersonata da un nucleo familiare indiano, ospite delle suore di Madre Teresa. Ad aprile il pomeriggio, la storica processione con il bambinello della Araceli, in una serata di festa che ha creato un ideale ponte di pace e di solidarietà. Siamo giunti alla terza edizione del Presepe Vivente a Roma e in Piazza del Campidoglio. In quest'anno particolare che ha vissuto e sta vivendo la città di Roma, il nostro segno è quello che proprio da qui deve ripartire un segno di pace, di amore, ridare quei valori che la città di Roma ha bisogno per dare le risposte agli ultimi e a chi vive nelle periferie. Ah, devo dire che quest'anno abbiamo avuto 160 figuranti, mai come quest'anno. Tutti i costumi, le scenografie sono state curate dai volontari che hanno lavorato per giorni e giorni nel magazzino, in una sartoria allestita da noi proprio per fare tutto quanto a mano. È tutto creato dai volontari. Una cosa molto bella è che insieme ai volontari ci sono anche molti ragazzi disabili che sono insieme a noi e è stato veramente bello sentirsi famiglia e lavorare insieme per realizzare tutto questo.